Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti all'episodio numero 64 di mio podcasting stagione 6. In questo episodio parleremo delle radici della fantascienza, Amazing Stories e Wonder Stories. Il link che trovate in descrizione, se vi interessa sarete catapultati ad una mia bloggata dove troverete praticamente un elenco ragionato di autori per ordine alfabetico che furono dei veri e propri precursori, i primi ideatori di una serie di temi che poi successivamente saranno permutati, scopiazzati, rimescolati da altri autori di fantascienza e soprattutto da Hollywood e dall'industria dei videogiochi, determinando la maggioranza di temi che oggi praticamente diamo per scontato, ma che in realtà le loro radici nascono dal 1926. La fantascienza è nata per definizione con la rivista Amazing Stories nel 1926. Prima di quella data si parla di proto-fantascienza. Vari autori di fantascienza erano già noti al pubblico con il tempo, però Amazing Stories e Wonder Stories, oltre a definire il termine science fiction tramite Hugo Gernsback, l'autore e il fondatore di questa mitica riviste, ebbe poi a dare spazio ad una serie di autori americani che con i loro scritti iniziarono a parlare di argomenti che poi successivamente furono ripermutati e scopiazzati da altri autori. Molti sono stati i temi affrontati dalla fantascienza, tuttavia leggendo i primi numeri della rivista Amazing Stories e Wonder Stories è possibile rintracciare un pingue cluster di racconti e libri che costituiscono le radici della fantascienza. Queste sono una serie di tematiche, di plot che poi verranno rimaneggiati, modificati, permutati da altri autori nel tempo, producendo libri, film, serials, videogiochi, ma che in ultima analisi buona parte della produzione di successo derivano spesso dalla scopiazzatura e il rimaneggiamento di quanto già proposto dai Amazing Stories. Quindi c'è questo elenco che è un omaggio agli autori di fantascienza che per primi parlarono di specifici argomenti di fantascienza che il pubblico moderno ha dimenticato purtroppo e che probabilmente ne ignora persino anche l'esistenza. Quindi se vi interessa, se siete curiosi, andate a cliccare nel link che trovate in descrizione e troverete appunto un elenco ragionato per ordine alfabetico degli autori con tutta una serie di titoli e tematiche. Io in questo breve podcast vi citerò alcuni casi spiluzzicando un po' qua e là dall'elenco ragionato. Ad esempio Bauer, G.P. Bauer, scrisse A Subterranean Adventure, dove immaginava una civiltà umana sadica contemporanea che viveva sottoterra. Quindi questo è un remix di H.G. Wells, ma però fu anche la genesi di tutto lo Shaver Mystery, che ebbe poi successivamente grande successo. A.L. Burkholder scrisse il racconto A Mad World, dove l'autore inventa i replicatori che compariranno in Stargate SG-1. Lo possiamo definire come un precursore del cyberpunk, l'autore Burkholder. Poi abbiamo sempre G. Clawkey, che scrisse Synthetic, un racconto in cui profetizzava l'avvento di droni dotati di intelligenza artificiale, anche qui un precursore cyberpunk. Poi vediamo che cos'altro vi posso raccontare. F. Flagg scrisse The Master Ants,
il plot variato dal pianeta delle scimmie e dai relativi sequel e prequel, quindi nacque in The Master of Hunts come permutazione di quello che ebbe a scrivere Flag, nacque appunto tutta la saga del pianeta delle scimmie. The Machine Man from Ardatia, sempre di Flag, in cui egli inventò alieni come umani del futuro in visita sulla Terra. È diciamo da lui che ebbe un po' a nascere l'ipotesi temporale degli UFO, che poi fu rimaneggiata dalla ufologia. Mentre R.Z. Gallum in Red Shards of Ceres inventa di fatto il mostro del pozzo di Sarlacc, che lo troviamo invece nel Ritorno dello Jedi. R. Gallum e l'illustratore Paul nel racconto The Space Dwellers sono la genesi della suggestione delle scimmie e del monolite nero di 2001 di Sé nello spazio, udite udite. Poi abbiamo, vediamo un po' altre curiosità, l'autore Hamilton dentro il racconto Space Burst predice nel 1937 la sonda Voyager che avrebbe lasciato il sistema solare con ovviamente il progetto NASA. In questo caso non si tratta di illuminazione, ma semplicemente è la NASA che ebbe ad omaggiare Hamilton dando appunto il nome alla sonda Voyager. Altre cose che vi posso raccontare rilevante, sì, il capitano SP Mick, che praticamente nel racconto The Murgatroyd Experiment immagina una sovrappopolazione nel 2060 e per trasformare energia solare in cibo si inizia ad assumere clorofilla e la gente si trasforma in uomini animali pianta verdi che però poi generano dei semi assassini diventando così una minaccia per la Terra. Quindi il tema degli uomini pianta verdi sarà poi permutato da Hollywood in copie umane aliene generate da baccelloni spaziali nell'invasione degli ultracorpi, mentre poi virus alieni anche successivamente in Invasion. Ma contemporaneamente il racconto del capitano Mick, The Murgatroyd Experiment, è anche una prima protobozza di Climate Fiction, quindi notevole quest'autore. Poi abbiamo L. Manning e F. Pratt in The City of the Living Dead, sono praticamente, si sancisce niente poco di meno che la nascita di Matrix, quindi questi due autori sono due precursori cyberpunk, mitici veramente questi autori. Poi abbiamo il capitano Herman Nordung che scrisse il libro The Problem of Space Flying, dove il capitano Herman Nordung ebbe a predire scientificamente nel 1929 tutta la storia dell'avventura spaziale umana. Fu da, diciamo, fonte di ispirazione per il tedesco von Braun, che prima lesse appunto il racconto protoscientifico. Il capitano Herman Nordung, che era un ingegnere, e quindi praticamente ebbe ad illuminare la fantasia dello scienziato tedesco. Poi altre cose che vi posso dire, sì, McCluskey scrisse il racconto Monstrosity of Evolution, dove immaginò uno scienziato nano pazzo che coltivava umani geneticamente modificati in provetta. Questa è la permutazione del plot dell'isola di Moreau, del dottor Moreau di Wells, ma è anche la protogenesi dell'ipotesi UFO del complotto, a cui l'editoria fuffologica ne ebbe a attingere a piene mani. Poi abbiamo sempre gli autori McGivern e O'Brien, che scrissero il racconto Victory from the Void, furono fondatori del trinomio tossico nazi più UFO più alieni e quindi furono la genesi dell'ipotesi UFO del super complottone. È da qui, da questo racconto di fantascienza, che ebbe l'editoria fuffologica ad attingere da appunto da questo racconto.
spacciando cazzate tonanti. Poi abbiamo l'autore Keller MD nel racconto Stenographer's Hands, dove predice una selezione genetica del controllo neurale. Anche questo si tratta di un precursore cyberpunk addirittura. Altre amenità che vi posso raccontare, sì, l'autore D.V. Reed nel racconto The Empire of Jagga. Abbiamo la nascita del trinomio tossico nazi più UFO più rettiliani, e ha quindi questo racconto di Reed, The Empire of Jagga, la genesi dell'ipotesi dell'UFO, del super complottone con UFO, alieni e rettiliani. Altre amenità, vediamo cosa vi posso dire. Sì, il racconto di Sharp, Children of Gods, dove due giovani non hanno coscienza d'essere dei robot. Il plot sarà permutato da Twilight Zone in After Hours. Non dite popò che popò di influenza ebbero le Pulp Max. Poi vediamo altre cose che vi posso raccontare. Sì, ci sono il racconto di Swain, Peace Mission to Planetoid X. L'autore Swain inventa le astronavi cargo Gold, quelle che poi troviamo in Stargate SG-1. Altre cose, vediamo un po'. Beh, qui ce n'è una marea di autori con una marea di influenze, e quindi se vi interessa ve le potete andare a leggere. Quindi c'è l'intera o quasi totalità di quello che oggi disegnano racconti di fantascienza innovativi in realtà derivano da permutazioni da questo cluster, lungo cluster di autori che furono veramente i primi che parlarono di tutta una serie di temi che oggi purtroppo sono dimenticati, furono dimenticati, ma che indubbiamente ebbero una influenza ed una autorevolezza che dal 1926 arriva direttamente fino ad oggi, oltre 100 anni e passa. In questa puntata è tutto, se vi interessa, se siete curiosi, andate a cliccare sul link e sarete catapultati appunto a questo lungo elenco ragionato in ordine alfabetico per autori, con accanto troverete il nome del racconto e la tematica della radice della genesi. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.